tante, anzi tantissime, le candeline da spegnere per i vigili urbani aretini. Sono infatti trascorsi ben 168 anni dalla fondazione, da parte del Granduca Leopoldo II di Toscana, del Corpo di Guardia Municipale del Comune di Arezzo. Un compleanno dunque importante, festeggiato come sempre assieme ai più piccoli, a circa 100 alunni delle scuole aretine. Sì, perché sono i nostri primi, diciamo tra virgolette, ammiratori e noi approfittiamo di questo, anche perché poi approfittiamo per insegnare a loro quelle che sono le regole minimali del comportamento su strada, ma soprattutto anche con l'intento che poi portino questi insegnamenti magari anche in famiglia, dove essendo trascorso diverso tempo dall'esame della patente, forse qualcuno ha dimenticato alcune regole basilari. E quindi i bambini hanno anche questa funzione a volte educativa nei confronti dei loro genitori, dei loro parenti. Gli aretini alla guida, infatti, come sono? Hanno trovato un po' di disciplina e se no quali sono le carenze principali? Gli aretini alla guida sono come tutti quanti gli altri cittadini italiani, non ce ne sono, ci sono gli aretini bravi, quelli meno bravi. Quali sono le materie nelle quali siamo intervenuti di più, gliele posso dire. La sosta vietata, che è un cult delle polizie municipali / locali. Ma poi quello che a me, come ho già detto in altre occasioni, mi ha molto colpito è il numero delle guide con autovetture prive dell'assicurazione. Un numero di quasi 700 contravvenzioni elevate l'anno scorso non depone niente bene. Infine, da adesso il corpo può fare affidamento anche su nuove forze. Sono infatti definitivamente subentrati i 7 nuovi agenti. Non ci sono più scuse, non soltanto per quello che è l'atavico problema della sosta selvaggia o della sosta negli spazi non regolamentati, ma soprattutto, io torno a ripetere, per i problemi legati alla sicurezza e quindi alla circolazione. Gli agenti sono tanti, sono distribuiti nel territorio in modo tale da poter dare una risposta compiuta e completa, però nulla possono fare se non c'è la collaborazione del cittadino. Quindi la raccomandazione, ancora una volta, come tutti gli anni, guidate bene, divertitevi alla guida, lo dico soprattutto per i miei amici motociclisti, ma sempre nei limiti delle regole.